Allora, la lezione di oggi discutiamo di un altro aspetto fondamentale della meccanica dei fluidi e in particolare discutiamo del moto intorno a corpi immensi in fluido. Introdurremo così concetti di costanza e resistenza idrodinamica. Parlando di questo argomento, ovviamente la prima domanda che ci possiamo porre è quella relativa a quelle che sono le motivazioni per un obiettivo del genere. Ed è chiaro che le motivazioni per le quali nasce lo studio della resistenza rispetto a un corpo immenso sono relative innanzitutto, per quello che ci riguarda, alla valutazione di quelle che sono le azioni che il fluido nel quale sono immersi esercitano sul veicolo che si trova immerso all'interno di questo fluido. Per esempio un motoveicolo come quello dell'immagine, un motoveicolo, anche un aereo, un aeromobile. L'aspetto fondamentale rispetto al quale dobbiamo iniziare a discutere è quello che l'azione esercitata dal fluido nel quale è immerso il nostro corpo è ovviamente una funzione di quello che è il campo di moto che si sviluppa intorno al nostro corpo. Chiaro, no? Cioè, voglio dire, poiché noi sappiamo che l'azione che viene esercitata poiché sappiamo che l'azione che viene esercitata, che gli sforzi che vengono esercitati all'interno di un fluido sono funzioni del campo di velocità, e questo ce lo dice banalmente l'equazione Navier-Stokes, perché nell'equazione Navier-Stokes noi vediamo che le pressioni, gli sforzi tangenziali e le velocità sono legati in un tutt'uno. Allora è ovvio che la resistenza che un corpo viene incontrato nel momento nel quale si muove dentro un fluido deve essere per forza di cose connessa al moto stesso. Ci siamo? Questo è il primo aspetto fondamentale al quale dobbiamo riferirci. Allora, innanzitutto noi ci porremo il problema di cercare di comprendere, almeno in maniera intuitiva, quelli che sono i fenomeni fisici che stanno dietro le azioni che un fluido esercita su un corpo che è immerso all'interno di esso. Poi cercheremo un pochino di formalizzare questi concetti. In particolare andremo a caratterizzare questa resistenza al moto, genericamente detta, in due grandi tipologie: in quella che è la resistenza idrodinamica o aerodinamica, cioè l'azione che il fluido esercita sul corpo immerso nella direzione del moto, e in portanza, cioè l'azione che il fluido esercita sul corpo in direzione ortogonale al moto, la quale direzione poi molto spesso sarà la direzione verticale. Perché vedremo che poi dal punto di vista applicativo, queste due grandi classificazioni delle azioni hanno poi un'influenza e una ragione d'essere abbastanza differente, in quanto è chiaro che la resistenza idrodinamica e aerodinamica, che si voglia, va a rappresentare un termine che va portato in conto per valutare quella che deve essere la forza motrice che poi dobbiamo in qualche modo applicare al nostro veicolo genericamente rappresentato. Mentre la portanza rappresenta, per quanto riguarda gli aeromobili ovviamente, uno degli aspetti fondamentali, perché è quello che consente all'aeromobile di restare in punta, mentre la stessa portanza ha un ruolo fondamentale per quella che per esempio la stabilità degli autoveicoli, a entrare un poco meglio in questi discorsi. Allora, in generale tutti questi moti che
avvengono all'interno di corpi immensi, in generale vengono classificati secondo il termine generico di moti esterni, per distinguerli da quelli che sono i moti interni, quelli che avvengono quelli per esempio che avvengono in tubazioni. Ma qual è la motivazione fondamentale? Qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è legata all'esistenza dello stato limite ed è legata all'entità dello stato limite rispetto a quella che è la dimensione complessiva che entra in gioco nel nostro problema. Vale a dire che, mentre per esempio per il moto in tubazione di norma lo strato limite va a occupare praticamente tutta la nostra corrente, tutta la corrente che definisce la tubazione è di fatto influenzata dalla presenza della parete. Per quanto riguarda i moti esterni, per esempio i moti che avvengono intorno a corpi che sono immersi dentro fluidi, c'è solo una regione che è la regione di strato limite nella quale il moto del fluido viene disturbato dalla presenza del corpo immerso, mentre abbiamo una regione più o meno ampia esterna a questa nella quale il moto non viene disturbato dalla presenza del corpo immerso, quindi del veicolo e quant'altro. In generale, nel momento il problema del moto di un veicolo all'interno di un fluido è in generale un problema che dovrebbe essere descritto come un problema a 6 gradi di libertà. Problema a 6 gradi di libertà, per esempio il caso di un'imbarcazione esposta al moto onduso, rappresenta uno dei problemi a 6 gradi di libertà più complessi, in quanto di fatto qui abbiamo sostanzialmente appunto 6 gradi di libertà rappresentati qui dal problema, in quanto nel momento nel quale riteniamo che il nostro corpo, il nostro oggetto sia rappresentabile mediante un corpo rigido, è chiaro che il suo moto viene espresso mediante un sistema a 6 gradi di libertà. Possiamo esprimere il moto di questo corpo attraverso le coordinate del suo baricentro e poi mediante gli angoli che tre assi inizialmente fissati vanno a formare rispetto a un sistema di riferimento. In realtà, in altre situazioni possiamo andare un pochino a semplificare il nostro problema, possiamo un pochino andare a ridurre i gradi di libertà. Un esempio, per esempio, può essere quello di un aeroplano in volo stazionario in curva, come quello rappresentato in questa parte della slide, nella quale di fatto sono andato a suddividere la resistenza che il fluido esercita sull'aeroplano in due componenti: una componente orizzontale che va sotto il nome di drag o resistenza aerodinamica e una componente verticale che va sotto il nome di lift o portanza. Ora, se per tenere l'aeroplano in volo stazionario in quota, è chiaro che queste due componenti debbono essere bilanciate da altre due forze. In particolare, per quanto riguarda la portanza, questa deve esattamente bilanciare il peso dell'aeromobile, altrimenti avremmo un'accelerazione verticale netta che agisce sul mio veicolo e quindi avremmo un moto in direzione verticale. Allo stesso modo, per tenere la velocità di avanzamento costante, è chiaro che la forza motrice thrust deve eguagliare la resistenza aerodinamica drag. Okay. Un problema come quello che è illustrato in questa parte della slide è un problema molto più semplice, perché è un problema rappresentato da un sistema a soli 2 gradi di libertà e quindi più semplice un pochino da risolvere. In generale, in quello che dirò nell'ambito della lezione, mi riferirò più a schemi di questo tipo che a schemi più complessi come il problema a 6 gradi di libertà, anche se ovviamente poi i concetti che andremo a vedere possono essere estesi ai più complessi problemi a 6 gradi di libertà. Bene, a che cosa sono dovute queste
forze fluidodinamiche che agiscono su un corpo immerso in un fluido. Bene, se andiamo a vedere il dettaglio della questione, è chiaro che queste forze fluidodinamiche sono connesse alle forze di pressione e alle forze tangenziali che agiscono sulla superficie del nostro corpo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ovviamente abbiamo che ovviamente queste forze, queste azioni fluidodinamiche che un fluido esercita su un corpo immerso, ovviamente sono le forze di superficie. Diciamo, queste forze di superficie sono rappresentate pertanto dall'integrale degli sforzi che agiscono sul contorno del nostro corpo, come in generale. È chiaro che per valutare questo integrale degli sforzi io dovrei conoscere punto per punto i valori di pressione, i valori di sforzo tangenziale. Quindi dovrei conoscere punto per punto il vettore sforzo per poi andare ad integrare questo vettore sforzo e conoscere quindi l'azione compressiva. Discorso che abbiamo fatto l'altra volta relativo a quella che è l'analisi differenziale del campo di moto. È chiaro che io per conoscere l'azione complessiva che si esercita su un corpo, quindi questa forza superficie, arrivo, dovrei applicare la definizione generale di forza di superficie, la definizione generale di forza di superficie, quella che compare per esempio dentro l'equazione globale dell'idrodinamica, no? Questa forza di superficie è pari all'integrale sulla superficie che sto considerando di quello che è il vettore sforzo. Ora, in generale distingueremo queste azioni che vengono esercitate dal fluido su un corpo, come abbiamo detto, in resistenza fluidodinamica o secondo la tradizione resistenza idrodinamica o secondo la tradizione ancora resistenza aerodinamica o drag, che sarà la componente parallela alla direzione del moto. Definiremo inoltre portanza o lift, la componente normale alla direzione del moto. Ora, coerentemente con l'esempio che ho rappresentato prima, in molte situazioni io assumerò di default che la direzione del moto sia una direzione orizzontale e quindi questa direzione normale sia una direzione verticale. Ci siamo? Ma ovviamente questo non è un discorso essenziale, serve solo a semplificarci un po' il problema, a rendercelo un pochino più chiaro. Bene, come possiamo calcolare questa resistenza fluidodinamica e questa portanza? La forza di drag FD, la forza di lift FL. In generale, queste forze, già la relazione fluidodinamica generale, vanno a rappresentare che cosa? Vanno a rappresentare quella che è una forza di superficie, come dicevo prima, e pertanto in generale queste potranno essere calcolate come l'integrale degli sforzi. Ora, introdotto ovviamente un angolo di inclinazione rispetto a quella che è la direzione orizzontale, rispetto a quella che è la direzione normale alla mia superficie, teta, sentite e cosentite siano rappresentino pertanto le direzioni, no? Che vengono la direzione della nostra normale alla nostra superficie, possiamo pertanto andare a calcolare, almeno in maniera concettuale per ora, la forza di drag e la forza di lift come l'integrale dello sforzo sulla mia superficie, ovvero come l'integrale della pressione e degli sforzi tangenziali, facendone opportunamente le componenti. Ne faccio la componente della direzione del moto per quanto riguarda la forza di drag FD, ne faccio la componente per quanto riguarda la direzione normale per quanto riguarda la forza di lift FL. Ora, questa cosa già ci dice che di fatto esistono pertanto due contributi a quelle che sono il drag e il lift, che sono sostanzialmente le forze di pressione e le forze derivanti dagli sforzi tangenziali. Ad esempio, riferiamoci all'esempio illustrato in questa parte della slide. Immaginiamo di avere
una lama, no? Una vasta metallica che si muove all'interno di un fluido, per esempio in aria, di moto uniforme. Ovviamente è chiaro che su questa lama nasce uno strato limite, si sviluppa uno strato limite. Sviluppandosi uno strato limite, si sviluppano pertanto dei gradienti di velocità. E si sviluppa, e sviluppandosi dei gradienti di velocità, si nascono pertanto gli sforzi tangenziali che agiscono sul contorno della nostra lastra. In questo caso è abbastanza semplice rendersi conto che ciò che agisce sulla mia lastra è solamente una forza di drag FD, e questa forza di drag nasce esclusivamente da quelli che sono gli sforzi tangenziali, non c'è contributo degli sforzi di pressione al drag. Adesso prendiamo questa lastra e invece di muoverla, ecco, in questa maniera, la mettiamo verticale e la muoviamo nella stessa direzione di prima. Che cosa cambia rispetto a prima? Quello che cambia rispetto a prima è sostanzialmente questo. Quello che cambia è che alle spalle della nostra lastra, se la lastra si muove in questa direzione, non l'ho detto prima perché è scontato, ma ovviamente è chiaro che noi rappresenteremo sempre il problema del moto intorno al corpo, immaginare con un riferimento solidale al corpo che stiamo considerando. Pertanto ragioneremo sempre rispetto a quello che è il moto relativo del fluido rispetto al corpo. Pertanto io qua sto guardando il corpo fermo e il fluido che si muove intorno al corpo, ma ovviamente il problema è sempre di moto relativo per due sistemi. Bene, allora il corpo, questa lastra si sta muovendo in questa direzione, pertanto il fluido si muove nella direzione contraria. Che succede? Succede che alle spalle della lastra si formano dei vortici, si forma quella che si chiama una scia, con delle velocità che sostanzialmente crescono alle spalle della lastra rispetto a quelle che ho a monte della lastra. Questo che cosa genera? Poiché io ho un incremento di velocità, ho chiaramente una caduta di pressione a valle della lastra. Questo chiaramente banalmente in base al principio di conservazione dell'energia meccanica, no, perché incrementandosi l'energia cinetica diminuisce l'energia potenziale e quindi cala la pressione. Mi trovo pertanto una differenza di pressioni fra monte e valle della lastra, mi trovo pressioni maggiori da questo lato rispetto alle pressioni che ho da questo lato, e questo genera ancora una volta un drag, che stavolta però è sostanzialmente dato dalle differenze di pressione. Diciamo, il contributo degli sforzi tangenziali a questo drag, beh, sarebbe solo quello che ho, diciamo, sui due bordi della lastra, quello che ha la direzione del moto. Ma ovviamente, se immagino la lastra di dimensioni infinitesime, ovviamente non c'è. Quindi le due figure che vedete in basso nella slide vanno sostanzialmente a rappresentare i due casi estremi, ecco, di formazione del drag. In generale il drag, come anche il lift, sono dovuti sia agli sforzi tangenziali, sia agli sforzi normali, sia agli sforzi tangenziali. Qui vedete un esempio di drag dovuto ai soli sforzi tangenziali, qui vedete un caso di drag dovuto ai soli sforzi di pressione. In generale, diciamo, per un corpo di forma qualsiasi, avremo una composizione dei due effetti. Chiaro questo discorso? Perché se c'è chiaro, possiamo, ecco, diciamo, sostanzialmente fare un passo avanti. In generale, queste forze, la portanza lift FL e la resistenza fluidodinamica drag FD, devono essere funzioni di alcuni parametri caratteristici del nostro problema. Innanzitutto, ecco, è abbastanza intuitivo rendersi conto che, anche dall'esempio che abbiamo visto prima, che un parametro che influenza la nostra resistenza idrodinamica è la geometria del corpo. No? Abbiamo visto prima due situazioni estreme nelle quali io mettevo questa lama prima a camminare in questa direzione, poi in questa, e ovviamente
mi rendevo conto che ecco, i meccanismi erano sostanzialmente differenti di quelli che andavano in gioco. Quindi la geometria del problema deve sicuramente influenzare il drag e il lift. Poi ancora è chiaro che un altro parametro che deve influenzare quella che è la resistenza idrodinamica è la velocità con la quale si muove il corpo. Questo è banale. Per rendersene conto, basta porsi questo problema. Quant'è la resistenza che ho? Quant'è la resistenza all'avanzamento che ho quando il mio corpo è fermo? Ovviamente avrò l'azione complessiva esercitata dalle forze, ecco, dagli sforzi che agiscono intorno al mio fluido. Bene, se il mio corpo è fermo, ovviamente questa azione complessiva non può che essere zero. Quindi ovviamente il drag e il lift non possono che essere zero se il mio corpo sta fermo. Se il mio corpo si muove, invece, abbiamo visto che tutto sommato debbono esistere. Quindi è chiaro che la velocità in qualche modo deve entrare nella rappresentazione di queste forze. Ancora, è intuitivo rendersi conto che la densità deve in qualche modo giocare un ruolo sulla caratterizzazione di quelle che sono le resistenze al moto. A dire la verità, oltre alla densità, io dovrei considerare anche la viscosità, perché ragazzi, ovviamente ci rendiamo conto che che questa, ovviamente ci rendiamo conto che queste resistenze al moto, in qualche modo, potrebbero essere diverse all'interno di un gas molto rarefatto oppure all'interno di un liquido, di un olio. No, è chiaro che potrebbero essere un po' diverse. Bene, ma di fatto poi l'ipotesi che si ha messo in norma è che l'effetto della viscosità possa in qualche modo essere indenne, essere nascosto dentro l'effetto della densità, per cui di norma andremo a rappresentare queste forze solamente con riferimento alla densità. Provando a dimensionalizzare quindi queste forze rispetto alle grandezze che ho introdotto prima, andiamo a introdurre due parametri adimensionali che vanno sotto il nome di coefficienti di portanza e di resistenza fluidodinamica. In particolare, il coefficiente CD si chiama coefficiente di drag, il coefficiente CL si chiama coefficiente di lift o di portanza. Cerchiamo di capire un attimo che cosa vogliono rappresentare questi coefficienti. A dire il vero, abbiamo bisogno di un po' di lavagna. A dire il vero, l'introduzione di queste adimensionalizzazioni porta di fatto a scrivere per esempio il drag in questa maniera: la forza di drag è uguale a 1/2 che moltiplica CD ρ per V al quadrato per A. Allora, la qualità 1/2 è una qualità convenzionale che in genere viene introdotta perché V quadro mezzi di norma viene ritenuta una quantità proporzionale all'energia cinetica che in qualche modo deve comandare questo processo. Ecco, entra in gioco questo coefficiente CD, questo coefficiente di drag. La densità ρ è la densità del fluido. A rappresenta l'area frontale del nostro corpo nel caso della resistenza fluidodinamica, mentre rappresenta l'area della proiezione, ecco, mentre l'area della proiezione ortogonale nel caso della portanza. Ok? Bene. Di fatto l'introduzione di questi parametri adimensionali, di questi coefficienti di drag e di lift, non è che risolve il nostro problema, ma sostanzialmente lo sposta sulla determinazione di questi coefficienti adimensionali, del coefficiente di drag e del coefficiente di lift. Per cui noi siamo in grado di calcolare la forza di drag e la forza di lift se siamo in grado di caratterizzare il coefficiente di drag e il coefficiente di lift. Ovviamente questi coefficienti saranno coefficienti per modo di dire, no? Perché dobbiamo capire un attimo, attraverso l'analisi dimensionale,
da quali parametri di fatto debbono dipendere questi coefficienti di Darwin di Lift? Allora, innanzitutto è chiaro che, diciamo, nel momento nel quale riusciamo a caratterizzare questi coefficienti di Darwin e di Lift, riusciamo in qualche modo a caratterizzare la resistenza idrodinamica che agisce su un corpo immerso in un fluido. A volte ho fatto giusto un paio di esempi per cercare di capire un attimo di che cosa stiamo parlando e per cercare di capire un attimo qual è il contributo dei vari termini che abbiamo scritto dentro l'espressione. Qua sono riportati due casi estremi, diciamo così, di autoveicolo, no? Da un lato c'è un'utilitaria, diciamo, che ha una forma, ecco, molto scatolare, ecco, diciamo così, che non è fatta per correre, ecco, diciamo, serie di, mettiamola così. Dall'altra ho messo, diciamo, una cosa piacevole, non sto facendo pubblicità a nessuno, diciamo, in questa maniera, penso. Allora, sostanzialmente, sostanzialmente che cosa succede? Qual è il termine importante, diciamo così, a pari velocità che compare dentro le nostre espressioni? Osserviamo che di fatto la forza di resistenza, la resistenza fluidodinamica, noi la possiamo scrivere in questa maniera, no? La scrivo un mezzo rho b al quadrato, e io sulla rho non ci posso fare niente, perché se la mia macchina deve camminare in aria, non è che la posso far camminare in acqua. Qui la densità, quella è. E la velocità è la velocità alla quale voglio camminare. Quello che rappresenta in qualche modo la geometria del problema è il prodotto CD per A, quindi il coefficiente di drag moltiplicato l'aria. Ora, per quanto riguarda i due sistemi, accade che nel caso dell'utilitario noi abbiamo un coefficiente di drag che si avvicina a 1, no? Perché abbiamo questa forma molto scatolare, poi capiamo un po' meglio quali sono i meccanismi e quindi perché questo coefficiente di drag sale. E abbiamo una sezione offerta al moto che è abbastanza significativa. Perché? Perché ovviamente l'utilitaria è disegnata col primo obiettivo di essere confortevole, no? Quindi è disegnata innanzitutto guardando chi ci deve andare dentro, piuttosto che quello che è il problema della resistenza aerodinamica. Mentre l'auto sportiva ha innanzitutto un coefficiente di drag molto ridotto e offre fra l'altro anche un'area offerta alla resistenza più ridotta, magari a scapito di quello che è il comfort. Se vuoi l'auto sportiva, accetta qualche scomodità. Qual è la cosa interessante di questo discorso? La cosa interessante è che vedete che a fronte di un coefficiente di drag che è poco meno di un terzo, e beh, poi alla fine il prodotto CD per A dell'auto sportiva è un decimo sostanzialmente di quello dell'utilitaria. Che cosa succede? Succede che quindi a pari velocità io sull'utilitaria mi trovo una forza di resistenza che è 10 volte maggiore. Ora, poiché la potenza consumata è il prodotto chiaramente della forza resistente per la velocità, perché se io voglio tenere una velocità V, devo esercitare una forza motrice che ovviamente almeno pari a quella che è, anzi, che deve essere pari a quella che è la mia resistenza idrodinamica, di quella che è la mia resistenza, di quello che è il mio drag, perché ovviamente una volta che sono arrivato alla mia velocità V, per tenermi alla velocità V devo ovviamente compensare quella che è la resistenza al moto. Ora, io qui sto semplificando il problema perché sto trascurando quelle che sono le resistenze d'attrito, no? Però c'è da dire che, essendo la resistenza idrodinamica proporzionale a V al quadrato, accade di fatto che a basse velocità la resistenza idrodinamica risulta quasi trascurabile rispetto a quella che è la resistenza d'attrito, mentre a velocità più sostenute la resistenza idrodinamica cresce in maniera quadratica e diventa la qualità preponderante della resistenza al moto. Pertanto a velocità abbastanza elevate
accade di fatto che la potenza consumata è F di per D. E questa potenza consumata ovviamente scala con la velocità V a questo punto, quindi scala in maniera, quindi comincia a diventare molto, molto, molto interessante la cosa. Ovviamente è chiaro che a questo punto, a pari velocità, la potenza consumata dall'utilitaria sarà 10 volte la potenza consumata dall'autosportivo, motivo per il quale poi con l'utilitaria non sono in grado di raggiungere, le velocità che posso raggiungere con l'autosportivo. Come vedete, quindi il nocciolo della questione è in qualche modo legato al prodotto CD per A. Ora, in generale, c'è da dire che a rigore questi coefficienti drag e di lift non dovrebbero essere una costante, perché chiaramente quello che succede in dettaglio sul mio corpo, è variabile da punto a punto, perché questo ovviamente se considero un corpo di forma complessa, e pertanto dovrei introdurre i coefficienti drag e di lift locali, e poi i coefficienti globali dovrebbero ridursi per integrazione, quindi per media di questi coefficienti locali. Ovviamente questo è un discorso quasi più teorico che pratico, ma andiamo un attimo di nuovo a quella che è l'origine del drag e poi anche del lift. Abbiamo detto che di fatto il drag e il lift nascono per effetto della presenza di sforzi sul contorno del mio corpo, che sono sforzi d'attrito e sforzi tangenziali, quindi, e sforzi totali. Distinguiamo pertanto il nostro drag in drag di forma, quello legato a quelle che sono le forze di pressione, e drag d'attrito, quello che è sostanzialmente legato agli sforzi tangenziali. Nella slide, nella figura in alto, vedete, ecco, vede sostanzialmente la visualizzazione dell'effetto del drag d'attrito. Nel momento nel quale abbiamo la nostra lama che si muove all'interno del nostro corpo immenso, ovviamente per effetto della nascita di uno strato limite a ridosso della nostra lama nascono gli sforzi tangenziali. Di fatto, se la lama avesse spessore infinitesimo, ovviamente non influenzerebbe assolutamente quello che succede a valle di essa, quindi non creerebbe alcuna scia, come si dice. Quindi non esisterebbe drag di forma. Se io mi trovo una lastra di spessore infinitesimo, ovviamente solo drag di attrito e non drag di forma. Nel caso, ecco, della lastra messa al contrario, ovviamente nasce solamente drag di forma. E nasce per effetto la formazione di questa scia, no? Di questa zona che qua viene visualizzata, nella quale abbiamo la formazione di questi vortici che creano un abbassamento delle pressioni. Pertanto mi trovo un delta pressione fra monte e valle della lastra, e questo genera il mio drag di pressione. In generale, dal punto di vista funzionale, noi immagineremo di poter scomporre il nostro drag come la somma di un drag d'attrito e di un drag di pressione, di un drag di forma. Vale a dire che di fatto noi immaginiamo, poiché per un corpo di forma generica, come la sfera nell'ultima figura in basso, esistono sia drag d'attrito sia drag di pressione, immagineremo di poter semplicemente sommare due effetti, ok? Quindi immagineremo di poter scomporre la nostra forza di drag in un drag d'attrito e un drag di pressione. Anzi, a questo punto immagineremo di poter rappresentare il nostro coefficiente di drag come la somma di due contributi: un coefficiente di drag d'attrito, CD friction, e un coefficiente di drag di pressione, CD pressure. Ok? Ovviamente, ragazzi,
Questa è una semplificazione del problema. Perché? Perché sostanzialmente che cosa stiamo ammettendo scrivendo una cosa del genere? Scrivendo una cosa del genere stiamo sostanzialmente ammettendo che la presenza del drag d'attrito non influenza il drag di forma e viceversa. Cioè stiamo di fatto dicendo che pressione e sforzi tangenziali sono tra loro indipendenti. Questo stiamo dicendo scrivendo questa cosa. E ovviamente, poiché sappiamo che pressione, sforzi tangenziali e velocità sono tutti legati all'equazione Navier-Stokes, sappiamo che sono lineari, sappiamo che questa è un'approssimazione. Cioè, in buona sostanza, nello scrivere questa cosa, stiamo semplificando il problema ammettendo che valga il principio di sovrapposizione degli effetti. Ok? Ora, che cosa ora sostanzialmente nel fare questa cosa, nello scrivere questa cosa, andiamo poi a cercare di comprendere quali sono le quantità che influenzano il mio coefficiente di drag. E in particolare, ed è anche semplice rendersene conto, ci renderemo conto che mentre il drag d'attrito è una funzione sostanzialmente del numero di Reynolds, il drag di pressione è sostanzialmente una funzione di quella che è la forma del nostro oggetto. In particolare, per esempio, nel caso delle imbarcazioni, a rappresentare la forma dell'oggetto insieme ad altre quantità, ecco, si assume un altro numero dimensionale che va sotto il nome di numero di Flood, che poi andremo un attimo a scrivere. Io prima poi posso ringraziare che sono molto asciugato, perché io sto alzando sempre di più la luce in questo discorso. Ci siamo? Quindi stiamo scomponendo la nostra forza di drag nei due effetti, ecco, nelle due componenti dovute ai due effetti che la generano. Però ovviamente ci deve essere chiaro una cosa, deve essere chiaro che poiché questo processo è un processo non lineare, questa è una semplificazione, perché sto ammettendo la sovrapposizione degli effetti, laddove ovviamente la non linearità del processo mi direbbe che, diciamo, oltre ai due effetti ci dovrebbe essere un termine di accoppiamento fra questi. Ci siamo? Beh, se questo è il discorso, ovviamente per quanto riguarda il drag di forma, per esempio nel caso delle imbarcazioni, si utilizza il cosiddetto numero di Flood, che è anch'esso un numero dimensionale che si scrive in quella maniera, diviso la radice di gh, dove h rappresenta una dimensione lineare caratteristica del nostro problema. È un numero dimensionale che è importante per quella che è la similitudine dei modelli con superfici libere, poi magari ne parliamo un poco più avanti. Bene, cerchiamo un attimo di capire qualcosina in più relativamente a quello che è il drag di pressione. Partiamo dalla figura in alto e osserviamo la prima cosa. Osserviamo la lastra della quale abbiamo parlato prima, che si muove, ecco, nella direzione orizzontale. Pertanto è come se il filo la investisse nella direzione normale. Nasce una scia ed è chiaro che la differenza di pressione tra monte e valle crea un certo coefficiente di drag, quindi una certa forza di drag. Ora immaginiamo di andare a modificare la forma del nostro oggetto. Andando a modificare la forma del nostro oggetto, passando quindi da quella lastra a una forma sferica, accade che ovviamente
il drag di forma, il drag di pressione in qualche modo ci riduce. Perché? Anzi, dal punto di vista intuitivo è abbastanza semplice, perché ovviamente le linee di flusso, le linee di flusso tendono a rimanere, ecco, diciamo così, in qualche modo più attaccate a quello che è il mio corpo, per cui la dimensione della scia in qualche modo si va a ridurre. Riducendoci la dimensione della scia si riduce il drag di pressione. Tuttavia, adesso non abbiamo più un oggetto che ha una dimensione puntuale nella direzione del moto, no? Gli sforzi tangenziali adesso hanno una superficie sulla quale agire per avere una componente della direzione del moto. Pertanto, nel secondo caso, ovviamente si riduce il drag di pressione, ma ovviamente nasce un po' il drag d'attrito. Nel terzo caso, ecco, passiamo da quella che è, una forma sferica o cilindrica, ecco, una sezione molto qua, passiamo a una forma affusolata. Qual è il vantaggio di questa forma affusolata? Il vantaggio di questa forma affusolata è sostanzialmente quello di andare a tenere le linee di flusso quanto più attaccate, ecco, diciamo così, al mio corpo. Perché ormai l'abbiamo capito, io più tengo le linee di flusso attaccate al mio corpo e più riduco la dimensione della scia. Se riduco la dimensione della scia, riduco il drag di pressione. Ovviamente, però, guardate che in qualche modo, a fronte di questa riduzione del drag di pressione, io ho un incremento significativo del drag d'attrito, perché adesso mi vengo a trovare una superficie significativa, ecco, in qualche modo una superficie significativa lungo la quale ci sono sforzi tangenziali che danno una componente alla direzione del moto. Di fatto, nel caso della terza figura, quasi tutto il drag, ecco, in qualche modo diventa drag e drag d'attrito piuttosto che drag di forma. E guardate che tutto sommato può capitare che magari oggetti di dimensioni molto differenti, di situazioni molto differenti, magari si vengano a trovare sostanzialmente con la stessa forza di drag. Perché? Perché ovviamente questo discorso nasce da quello che è il drag di frizione, il drag d'attrito e il drag di forma. Ora, che cosa succede? Ovviamente questo discorso, il discorso che abbiamo fatto, a sua volta, sarà una fusione di quello che è il numero di Reynolds del nostro sistema. Perché? Perché è chiaro che le linee di flusso che si generano intorno al nostro corpo, ebbene, in qualche modo saranno una funzione di quello che è il numero di Reynolds. Saranno una funzione di quello che è il numero di Reynolds, in quanto ovviamente la dimensione della scia, le caratteristiche della scia, saranno ovviamente differenti a seconda del numero di Reynolds, perché abbiamo visto che le caratteristiche del moto scalano con quello che è il numero di Reynolds. Questo è il motivo per il quale ovviamente fatta 100 la resistenza che aveva la nostra lastra messa di piatto, ovviamente a pari velocità di movimento ovviamente possiamo avere resistenze molto differenti su corpi di forme differenti. In generale, il disegno aerodinamico di un oggetto che deve muoversi all'interno di un fluido dovrebbe, almeno in linea di principio, in qualche modo seguire quelle che sono le linee di flusso, cercare di ridurre al massimo quella che è la formazione della scia. Perché di fatto poi quello che è il drag di pressione in molte situazioni risulta di fatto abbastanza prevalente rispetto a quello che è il drag d'attrito.
Ora, abbiamo visto che di fatto questo coefficiente di drag, coefficiente di drag complessivo, deve essere una forma, deve essere una fusione della forma e del numero di Reynolds. Quindi, assunta la forma del nostro oggetto, assunta la forma caratteristica del nostro oggetto, ovviamente questo coefficiente di drag deve essere una funzione del numero di Reynolds. Questo coefficiente di drag può essere ricavato con tecniche di fluidodinamica commutazionale, risolvendo quello che è il moto intorno al nostro corpo e andando a fare integrale dei nostri sforzi, oppure può essere misurato sperimentalmente in laboratorio mediante quelle che si chiamano gallerie del vento, per esempio nel caso dei veicoli che si muovono in aria. L'osservazione che di norma si fa è che di norma il coefficiente di drag risulta ad elevati numeri di Reynolds indipendente dal numero di Reynolds. Quindi la prima osservazione sperimentale interessante che viene fuori dal discorso è che di norma il coefficiente di drag appare essere una funzione del numero di Reynolds solamente a bassi numeri di Reynolds. In genere, ecco, io l'avevo indicato 10 alla quarta, ma è solo una guida, 10.000, ma è solo una guida ovviamente. Mentre un elemento ecco, diciamo, sotto certi aspetti positivo per noi, è che ad elevati numeri di Reynolds il coefficiente di drag appare essere indipendente da quello che è il numero di Reynolds. Avete un'idea per giustificare questa cosa? Che cos'è che evidentemente comanda questo coefficiente di drag? Perché il coefficiente di drag è elevato al numero di Reynolds diventa indipendente dal numero di Reynolds? Dov'è che abbiamo visto un altro effetto nel quale io ho una dipendenza dal numero di Reynolds che però elevato al numero di Reynolds non c'è più? L'abbiamo visto nel caso dell'indice di resistenza per quanto riguarda i moti, per esempio la tubazione e quant'altro. Qual è il problema? Di fatto ci rendiamo conto che il problema deve essere governato da una fisica simile. Di fatto che succede? Di fatto intorno al nostro corpo nasce uno strato limite, no? Che è quello che comanda quelli che sono gli sforzi tangenziali. Nel momento nel quale, ecco, questo strato limite comincia ad assottigliarsi in maniera significativa, ebbene a un certo punto il problema non è più comandato da questo strato limite. E a quel punto il coefficiente di drag diventa di fatto indipendente da quello che è il numero di Reynolds. Questo è un risultato molto importante, perché è sostanzialmente il risultato che ho utilizzato prima quando ho fatto la comparazione fra due autovetture, perché là sono già ero partito dall'idea che ovviamente il coefficiente di drag era una costante. È chiaro che il coefficiente di drag in generale non è una costante, ma in generale ad elevati numeri di Reynolds quello che osserviamo è che il coefficiente di drag tende a mantenersi costante. Ok, facciamo 5 minuti di pausa.